Il 2019 potrebbe essere un anno importante per la città di Salerno. Ne è convinto il sindaco Enzo Napoli, che anticipa alcune delle sfide che attendono il comune che amministra nei mesi a venire e che passano inevitabilmente dall'avvio di due opere considerate strategiche per l'economia salernitana. Da un lato il porto, con l'attesa pubblicazione del bando di gara per il dragaggio, che consentirà di accogliere le maxi navi da crociera e porta container per rispondere alla sfida della competizione globale, ormai concentrata sul gigantismo delle imbarcazioni, e dall'altro dall'allungamento della pista del Costa d'Amalfi. Segna un passo avanzato verso delle acquisizioni di turismo e di mobilità urbana ineguagliabili. Quindi con l'aeroporto potremo ospitare e accogliere passeggeri da tutta Europa. Voi sapete, Napoli, Capodichino e Saturo. Nello stesso tempo potrebbe svolgere un ruolo di hub per quanto riguarda le due costiere, il Cilento, Costiera Amalfitana, l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. E il dragaggio, una volta, cioè qui ci sono delle lentezze burocratiche estenuanti, una volta fatto il dragaggio finalmente potranno riattraccare le navi da crociera, quelle importantissime, ormai sono dei giganti del mare, e con il dragaggio che faremo credo che finalmente queste navi potranno attraccare e rinvigorire la nostra offerta turistica. Insomma, per il sindaco ci sono tutti i presupposti per essere fiduciosi, anche perché all'elenco delle grandi opere va aggiunto il cantiere per il nuovo ospedale. In questi giorni via libera la conferenza dei servizi per la struttura che sostituirà il Ruggi d'Aragona, è previsto un impegno finanziario che sfiora il 500 milioni di euro.